In centinaia questa mattina hanno riempito la sala del Museo Ficino Benelli in occasione dell'evento del Cittadino dell'Anno organizzato dal Resto del Carlino di Pesaro, che festeggia al meglio i 10 anni di manifestazione con un record assoluto di votanti. Sono infatti 25.460 le preferenze espresse, con un podio occupato totalmente dai giovani e che ha visto sul gradino più alto Giorgia Righi con 9.285 voti, altro record dell'evento. Allora, è stata sì una bella iniziativa, una bella giornata perché arriviamo alla conclusione di un percorso con il Cittadino dell'Anno. L'iniziativa è iniziata 10 anni fa, quindi non è un'iniziativa propriamente storica del giornale, ma mi piace definire un'iniziativa archeologica per il meccanismo che inneschiamo, che è ancora quello del coupon, dei tagliandi che vengono, in cui si scrive il nome del candidato preferito, si vota, si porta il tagliando in redazione, cioè non c'è un click, non c'è una mail, non c'è nulla di tecnologico in tutto questo, però continua a funzionare, tanto che quest'anno sono arrivati addirittura oltre 25.000 tagliandi. La vittoria è andata a un personaggio splendido della nostra provincia che è Giorgia Righi, che è sempre protagonista, ma lo è stata di più nel 2023, ancora di più con il film Ancora volano le farfalle. Al secondo posto Francesco Vitali, che è il fratello di Benedetta Vitali, una delle ragazze purtroppo morte alla Lanterna Azzurra di Corinaldo nella strage, e lui si sta battendo non solo per la verità su quella vicenda, ma anche per il divertimento sicuro. E il terzo posto l'hanno conquistato i Belfortissimi, di cui abbiamo più volte, tante volte raccontato la storia. E quindi raccontiamo attraverso questa iniziativa le storie di persone e personaggi della nostra provincia in maniera diversa rispetto a quello che facciamo ogni giorno sul giornale, e devo dire che questa iniziativa, lo dicono i numeri, continua ad avere un grande successo. Grande emozione per Giorgia Righi nel ricevere questo riconoscimento, frutto, come lei racconta, di un lavoro che mira a buttare giù barriere architettoniche, mentali e sociali. È un'emozione bellissima. Tante persone mi hanno votata e voglio ringraziarle una per aver dedicato tempo e impegno in questa impresa. In questo ultimo anno tante sono state le lotte verso l'accessibilità nella città di Pesaro e anche la divulgazione del messaggio positivo e di riscatto con il film e con vari eventi. Quindi puntiamo sempre ad alzare l'inclusione delle persone con disabilità in città. Un appello, la cittadina dell'anno 2024 lo lancia anche ai giovani, ma soprattutto agli adulti, riponendo grande fiducia nei primi e chiedendo ai secondi di ascoltarli di più. Secondo me i giovani hanno tanto da offrire. In alcuni casi dei giovani purtroppo gettano la propria vita, mentre tanti altri hanno delle ricchezze grandissime da offrire, quindi basterebbe ascoltare a volte un po' di più i giovani per rendersi conto di quanta bellezza hanno.